Buonasera. Buonasera. Raga, mi sono commosso. Raga. Ciao. Ciao. Bene. Allora, andiamo. Ciao. Ti devo uscire. Vecchio Gianni. Ciao, raga, come stai? Ciao. 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 Claudio Andrea è della tua stessa città, mi sa. Verona, Verona. Ciao, Claudio. Ciao. Io, Tina, come stai? Bene. Ti vedevo prima. Prima? Più asciutta. Così. È dimagrita. Eh sì, Voi due tutto bene, so. Bene, bene, benissimo. Non mi sarei mai aspettato un'estate del genere con una fidanzata del genere. Tutto sopra le aspettative, Maria. Cioè... Come sei fortunati. E adesso vi sparisci, però. Adesso mi chiudono altri 2 mesi. Vedrai che te la caverai bene, Andrea. Sì, dai, sì, sicuramente sarà un'esperienza bella, forte, però sai che io... Perché lo chiudono a 2 mesi? Sono certa che te la caverai bene. Sì, 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 no. Penso sia un'esperienza... È un'occasione, un'esperienza particolare, anche poi vedendo così le prime cose, vedo che sarà bella forte, importante. Portiamo a casa anche lì. Giulia, ho saputo di quello che hai passato, mi dispiace davvero tanto. Grazie. Sì, è stato un bel periodo, diciamo, una bella settimana. Però vabbè, dai, purtroppo non possiamo prendercela con nessuno, siamo una famiglia unita, quindi va bene così. Ti dà felicità questo lui, qua? Lui, tanto, sì, okay. Tanto. Lei ha smollato un po', sì? Ha smollato un po' l'impunita o no? Sì, 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 anzi... È buona, buona. Da che era quella che se la tirava, cosa no, è quasi no, pesante. No, non è sì. Vero. No, adesso sta facendo un po' la gelosona, pesante. Non è vero, è che io gli ho detto proprio non dire questo perché tanto sai che mi dà fastidio, che no. Non è vero, lui quindi giustamente adesso dice no. Questo, però vabbè. No, 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 no. Sei meno fastidio prima. No, no, no. Anzi, è lui che è più pesante, no. Più di quanto non... Non ci sono mai. Però non ci sei, fa sentire parecchio. Appunto che non c'è mai, c'ha le ansie, no, diciamo che mi chiama, che sta venendo telefono. Fuori finalmente il tenero di Giulia Delellis. Anche il suo, Che ogni volta lo stavo aspettando, sta arrivando, è proprio in direzione... Io e lei e basta. Bene così. Bene. Claudio, tu lo conoscevi, lui? Ma ci siamo visti forse un paio di volte a Verona. Ci siamo visti qualche volta. Non ci siamo mai parlati. Che peraltro lui ha il locale a 100 metri da casa mia. Ah sì? Sì, sì. Sì. No, ma non ci siamo mai visti. Fu 2 volte, sì, ma di sfuggita forse. No, comunque non siamo... No, lei non l'ho mai vista. Sì, beh, forse perché... in realtà io ti ho visto. Giulia, insomma, quando sei andata a Verona, una bella presenza. Sono venuta con degli amici a fare un aperitivo da te, carinissima la situazione. Tu, tutto scusami, insomma. Non mi ricordo. Vabbè, c'era gente, dai.